un girone di grande qualità dove ci sono anche squadre di tradizione, di blasone, quindi sarà un girone molto molto interessante, molto molto stimolante, nel quale noi cercheremo di farci trovare pronti e nel quale noi cercheremo di essere protagonisti domenica per domenica. L'obiettivo è quello che ho detto, è quello di essere protagonisti domenica per domenica, cercando di fare il meglio possibile, come ho sempre detto fin dall'inizio, cercando di uscire ogni giocatore con la maglia sudata dal campo. Questo è l'obiettivo principale. Quando ci sono questi presupposti, poi possono arrivare anche dei risultati importanti. Parma e Venezia sul tutto, a livello di composition. Sì, è chiaro che come organici sono squadre che sembrano avere qualcosa in più, però poi spesso i campionati regalano anche delle sorprese. Ci sono alle spalle anche società comunque importanti come Reggiana, Parma, Bassano, Pordenone che hanno fatto molto bene. Quindi è un girone di grande qualità, ripeto, come ho detto, sarà un girone molto, molto stimolante. Abbiamo ancora una decina di giorni, almeno fino a Ferragosto, per cercare di capire se intervenire, ma se ci saranno interventi, tesi a magari a colmare qualche lacuna in organico, ma da un punto di vista numerico, insomma, ci saranno stravolgimenti sostanziali. Siamo lì attenti, abbiamo 15 giorni, abbiamo grande serenità, abbiamo costruito tutto sommato una squadra che ci sta dando dei segnali incoraggianti e quindi siamo abbastanza soddisfatti e ci dà questa serenità per poter affrontare questi 15 giorni di mercato con la tranquillità necessaria per poter valutare eventualmente qualcosa che può rendere ulteriormente migliore questo organico. 6-7 squadre attrezzate da vertici, oltre a Parma, Venezia, ci sono Reggiana, c'è Ferrarpisalò, c'è Padova, tante squadre che sono costruite per fare un campionato di assolutissimo valore, però è un bel campionato, incontreremo formazioni importanti, gloriose, quindi per noi sarà uno stimolo in più per cercare di essere protagonisti in questo campo. Sì, noi non dobbiamo porci dei limiti, noi dobbiamo cominciare, cercare di migliorare sempre di più, giocarci, come si dice, partita dopo partita, crescere come squadra, crescere l'autostima, crescere la qualità del gioco e far sì che diventeremo una squadra comunque difficile da battere. Questo è il nostro intento oggi che siamo ancora i primi d'agosto, nonostante un girone molto competitivo. No, io sono molto contento perché la squadra si allena bene, questo io ho permesso sempre di reputo allenamenti, abbiamo avuto la possibilità di far giocare 90 minuti i ragazzi che non avevano giocato domenica, quindi cerchiamo di portare tutti allo stesso livello, soprattutto subito dopo Ferragosto, che ci saranno le 2 settimane importanti prima dell'esordio in campionato, quindi sono contento dell'impegno di tutti e va bene così. No, il modulo è rimasto lo stesso, è chiaro che i giocatori davanti hanno cominciato ad accusare la fatica perché richiedo sempre tanto e quindi abbiamo visto un secondo tempo dove le punte si sono un po' più aperte, ma soltanto per più una fatica fisica che per una richiesta mia, quindi va bene così, mi piace vedere Petrella a tutto campo, ci sono state queste cose, abbiamo spostato qualcosa a centrocampo, abbiamo fatto giocare i ragazzi più giovani, quindi per oggi sono assolutamente soddisfatto dell'allenamento fatto. Petrella mi piace sempre, penso sia un giocatore importante, insomma, quando gliel'ho detto a lui non si deve porre limiti perché è un giocatore con le sue caratteristiche, una tecnica importante, uno contro uno come pochi, tutti mi dicono che può dribblare soltanto dall'esterno, per me uno con le sue qualità può dribblare oltre che nella sua posizione preferita, anche nella zona più importante del campo, che è quella centrale, quindi penso che se ci creda lui stesso per primo possa diventare veramente un giocatore forte. Ma sono contento per Davide perché ho fatto il nome io, l'ho allenato l'anno scorso, ha subito questo gravissimo infortunio a novembre scorso, è stato praticamente sempre fermo, sta ricominciando e la cosa più positiva, oltre al gol di oggi, è il fatto che non abbia saltato un allenamento da quando ci siamo ritrovati il 13 luglio, quindi questa è la cosa molto più importante. Poi ragazzi ha qualità, lo so, ma deve pensare a migliorarsi tutti i giorni, ha la possibilità di fare più ruoli, quindi sono contento che si sia ripreso fisicamente e soprattutto mentalmente dal grave infortunio in maniera ottimale.